Diciamo il testo che ho preparato oggi, che leggerò e commenterò, è un testo che parte da una posizione macrostorica, quindi fatta di salti storici, ma anche di richiami storici, la quale linea guida è il razzismo. Io sono un filosofo politico che si occupa appunto del colonialismo, quindi appunto di questa categoria che è quella della razza, prendendola però come un problema filosofico, politico, essenziale per capire ciò che è la modernità occidentale. Si ripeteranno nel testo varie volte alcuni concetti chiave, che però non vanno presi come verità assolute, ma semplicemente come categorie utili, diciamo, a una narrazione, a una spiegazione. La guerra cultura d'Europa, d'Occidente, di razza, di uomo bianco, di spazio, di dialettica tra un'inclusione e un'esclusione, di barbaro, di schiavitù. Concetti chiaramente che diventano però pratiche politiche, perché non rimangono delle idee astratte, ma che si appunto si trasformano in pratiche politiche, in effetti di potere. E chiaramente vanno combattute appunto non solo nella sfera delle idee, no? Come amava dire Marx, ma attraverso la costruzione pratica attiva di nuove pratiche politiche. Questa è un po' la prospettiva di questo testo. E partiamo dal titolo, Colonia, colore, cultura, una radice comune dai travolgenti effetti politici. Piccolo preambolo prima di entrare nel vivo della discussione. Diciamo un preambolo attraverso il quale cercherò appunto di spiegare, di affrontare, smascherare e distruggere, perché questo è l'obiettivo intellettuale, ma ancor più umano, verso il quale tendo come persona e come ricercatore. Ciò che la storia, quella ufficiale, no? Quella scritta dai vincitori, come amava dire Walter Benjamin, ha definito l'avventura coloniale europea. E appunto, prima di fare questo vorrei sottolineare due aspetti che mi premono particolarmente. Anzitutto il primo, cioè ritenere che la pratica coloniale, in quanto dispositivo di esportazione e di imposizione di una cultura, cioè vale a dire dell'insieme di tradizioni, pratiche religiose, costumi, stili di vita, nasca solo a partire da quel fatidico anno zero della modernità, del 1492, significa non vedere tutto quel terreno che anticipa, forgia e prepara la brutalità dell'uomo euro-bianco cristiano già a partire dalla Grecia d'età classica, e proprio a tale questione si è dedicata la prima parte del mio intervento. Inoltre, seppur storicamente il colonialismo diretto, militarizzato, abbia visto il suo tramonto già negli anni 70, negli anni 70 e negli anni 80 del secolo scorso, sebbene però le più importanti multinazionali occidentali continuano letteralmente a saccheggiare il territorio africano e anche in parte quello latinoamericano, come ci ricordavano ieri gli altri relatori, uno degli elementi costitutivi dello stesso, vale a dire la colonialità, continua a sopravvivere e a creare delle nuove configurazioni di dominio e potere. Per colonialità si intende, con le stesse parole di Enrique Russell, un filosofo argentino, che lavora a me, uno dei più grandi pensatori del XX secolo, un approccio ego-teologico, legato cioè ad un punto centrale all'interno dello spazio-mondo, di natura teologica, e che produce definizioni, ragionamenti e saperi, di matrice chiaramente occidentale, attraverso il quale si continua a categorizzare, valutare, relegare ciò che l'Occidente considera essere l'alterità radicale, in nome di una presunta superiorità sapienziale, politica ed economica, la quale del resto continua a fare da sfondo alle pratiche e agli discorsi interni alla politica internazionale di stampo neoliberale, vale a dire fascista. Per spiegare questa serie appunto di relazioni tra sapere e potere, tra presunta sapienza universale e insipienza, ignoranza, mi avvarrò di un'analisi incentrata proprio sulla questione della razza. Oltre a questo, cercherò di riportare alla luce alcuni aspetti che mi sembrano decisivi per anatomizzare ciò che, a partire dal 1492, sarà il colonialismo moderno.
e parlo appunto della famosa partizione della storia occidentale, no? Perché sono europeo, bianco, di formazione giudaico-cristiana. Quindi diamo per buona questa tripartizione mondo antico, mondo medievale, mondo moderno, e assumiamola in qualche modo, cercando però di raccontare un'altra storia. E quindi iniziamo da questo primo passo, da questo primo pezzo del testo, appunto dedicato alla Grecia e a Roma. E vorrei partire da una breve analisi etimologica riguardante l'origine appunto di due dei tre termini che poi insomma fanno appunto, che danno titolo al mio intervento, vuol dire colonialismo e cultura. Entrambi provengono dal verbo latino accogliere, letteralmente coltivare, lavorare sul creato, ma anche in senso più largo avere cura, onorare, venerare. In questa accezione la parola cultura si riferisce all'atto stesso del culto, a ciò che, sacralizzato attraverso una pratica rituale, assurge a funzione salvifica, propiziatoria. Nello scorrere circolare delle stagioni si assiste ad una prassi di natura mitologica che lega l'azione diretta dell'uomo faber, del contadino che dissoda, semina e raccoglie, alla benevolenza della divinità. Possiamo notare già qui uno stretto legame tra la necessità di esercitare una forma di gestione e di trasformazione della terra a proprio vantaggio, cioè ciò che è per l'appunto il colto, e una preghiera rivolta al Dio affinché aiuti e renda possibile tale attività. Implicazione previa e indispensabile diviene l'occupazione stabile di un territorio, di uno spazio. Già nella Teogonia di Esiodo, che è uno dei testi più antichi a noi pervenuti, la giustizia è sorella delle stagioni ed è proprio tale parentela ad assicurare la sopravvivenza degli uomini. Anche le Eumenidi di Eschilo prometteranno ad esempio ad Atene buoni raccolti. Tale era e continuerà ad essere per secoli il ritmo scandito della vita religiosa del paganesimo greco-romano. Ad ogni raccolta annuale si riponeva la propria speranza appunto negli dei. Una speranza che per certi aspetti rimarrà viva anche nel cristianesimo popolare, già che ancora nel VI secolo d.C., quindi più di 1000 anni dopo, Gregorio di Tours affermerà nei suoi 8 libri dei miracoli che l'invocazione dei santi mediante preghiere e il contatto con le loro reliquie preserveranno i raccolti dalle intemperie. E credo sia sufficiente porre l'accento sull'importanza che già a partire dal VII secolo a.C., in epoca della Grecia arcaica, possedevano i culti relativi a Demetra e a Dioniso, i quali godevano del più grande numero di templi dedicati alle divinità in tutta la Grecia, anche più di Zeus stesso, rispettivamente dea delle messe e dell'agricoltura e dio dell'entusiastica produzione della vita. E a tal proposito voglio anche ricordare il collegio sacerdotale romano, conosciuto come Fratres Arvales. Che cos'era questo collegio? Il collegio degli Arvali era composto da 12 membri scelti tra le famiglie patrizie, quelle che erano le gens romane, la nobiltà romana. Una volta eletti conservavano la carica a vita. Etimologicamente derivante appunto da Arvum o Arum, tra cui si radice Ar di Aratro, il collegio era preposto al culto dell'arcaica dea Dia, successivamente identificata con Cerere, vale a dire appunto la trasposizione romana della Demetra greca. Durante le processioni, le ambarvarie, si invocava appunto la protezione dei dei lari sui campi e sui raccolti. Ci è rimasto un Carme, che è uno dei più antichi testi in lingua latina che ci sono pervenuti, ed è interessante e rivelatore il fatto che il Carme fosse dedicato anche a Marte, invocato come divinità agricola ancor prima che guerresca. Vale a dire, dio della fecondità e della difesa dei confini. Allo stesso tempo, l'introduzione del culto di Demeter a Roma, che è così appunto il nome di Cerere, avvenne nel 496 a.C. Ora, tale collegio sacerdotale, secondo l'attestazione di Plinio il Vecchio, venne istituito da Romolo, dal padre fondatore di quella che poi sarà la città di Roma. Proprio quello stesso Romolo che, secondo la leggenda, uccise il suo gemello Remo, colpevole di aver oltrepassato la cinta muraria o pomerium, cioè il solco sacro, appunto di quella che poi sarà la futura città di Roma, precedentemente tracciata appunto con l'aratro, con la quale Romolo aveva delimitato il proprio spazio privato.
e praticamente identiche appaiono al muto confronto le testimonianze che della vicenda offrono sia Livio nella sua storia di Roma che Plutarco nella sua vita di Romolo. E proprio questa antica sacralizzazione di uno spazio, per dirla con Carl Schmitt, il nomos della terra, assai spesso strutturata attraverso la dialettica di inclusione-esclusione, di dentro-fuori, di quello che poi sarà lo spazio tra l'agorà, la piazza pubblica di Atene, e l'oikos, la casa, quello tra pubblico e privato, quello tra manifesto, ciò che è manifesto pubblico e ciò che è invisibile, ciò che è nascosto alla vista, quindi più in generale di verace normalità ontologico-episteme, quindi concernente sia l'essere che il sapere, e di mendace anormalità, e centrata per l'appunto sullo stretto vincolo occupazione-gestione, costituirà uno degli aspetti fondamentali delle pratiche politiche dell'Occidente a noi più vicini. Ora, l'altro vocabolo che completa il titolo del mio intervento è quello di colore, anch'esso derivante da colere, però questa volta con e lunga, e col significato di far nascondere, causativo di celere. E al fine dell'analisi che sto cercando di compiere, occorre tenere ben presente il fatto che non si tratta qui esclusivamente di un principio di invisibilità, di un celare alla vista, e che accanto a questo ve n'è un altro che durante l'antichità rimase ad uno stadio, per così dire, embrionale, sotterraneo, ma che a partire dal XVI secolo diventerà uno strumento indispensabile al fine di categorizzare e suddividere le presunte razze umane, strumentale alla colonizzazione di altri continenti da parte di quello che Malcolm X chiamava l'uomo bianco, per esempio. Interessante allo stesso tempo notare come già nel greco antico il fonema chroma, cioè colore, collimi all'interno con cross, cioè con la pelle che ricopre il corpo. Colore, abbiamo detto, quindi, come categoria fondamentale all'interno del processo di colonizzazione, come accezione razziale. Ora dunque, come nasce in Europa l'idea stessa della razza? Questa è una delle grandi domande. L'idea cioè che l'uomo sapiens, unico superstite della famiglia degli ominidi, possa essere suddivisa a sua volta in categorie determinate, però anche determinanti, significanti. È importante sottolineare una cosa, cioè nei greci, nei successivamente i romani, consideravano appunto l'altro da sé in termini di inferiorità razziale. Non esiste una parola fino al XVI secolo appunto che si possa in qualche modo definire come un sinonimo di razza. È una parola che nasce appunto durante l'epoca coloniale, non a caso. Allo stesso tempo però greci e romani ostentavano senza mezzi termini la propria superiorità a livello di struttura politica, di sapere e di civilizzazione, riassumibile nella famosa locuzione «Pas me Hellen barbaros». Chiunque non sia greco è un barbaro. Iniziamo quindi con i greci. Da un punto di vista storiografico, già Tucidide vedeva nel governo di Pericle e nelle leggi in esso vigenti un modello che tutti gli altri, cioè greci e non greci, avrebbero dovuto seguire. Da un punto di vista filosofico-giuridico, approssimativamente una quarantina d'anni dopo, Platone inizierà la redazione di un testo di fondamentale importanza, le leggi. Alcune brevi considerazioni su questo testo. Anzitutto, per redigere l'opera, Platone si basò sulla legislazione dell'epoca, rimanendo pressoché fedele all'organizzazione politica del suo tempo. Inoltre, l'aristocratica ateniese non era un Thomas More, e la sua città perfetta, delineata appunto dallo stesso Platone, non era per l'appunto un'utopia, vale a dire un non luogo. Al contrario, Platone immagina di fondare proprio una colonia. E questo aspetto, forse non a caso, sembra curiosamente essere sfuggito ai suoi esegeti nel corso dei secoli. È un nascosto, diciamo, un rimosso. All'interno della quale, quindi, questa colonia, quegli uomini, cito testualmente, cui la divinità diede la sorte di popolare un nuovo stato. Dovranno, chiaramente, questi stessi uomini comandare seguendo l'antico principio tanto caro al mondo greco, quello secondo cui la città ben organizzata è quella nella quale gli uomini liberi, i migliori, i ricchi, in una parola gli aristoi,
Quindi l'aristocrazia che ha a che fare proprio col sangue, con la discendenza. Si serviranno del lavoro degli schiavi. Cosa interessante, gli schiavi sarebbero stati trasportati forzatamente dal loro luogo d'origine verso un'altra terra, nello spazio coloniale. Sappiamo che milioni di africani, 2000 anni dopo, saranno le vittime di questo antichissimo disegno, quella che è considerata appunto la diaspora africana. Platone affermerà, conformandosi a un'idea che rimarrà tristemente inalterata nel corso dei secoli, che l'anima degli schiavi non ha nulla di sano. Inoltre, dal momento che lo schiavo mostra di non voler in nessun modo adattarsi ad essere o a diventare docile davanti alla necessaria distinzione per la quale noi nei fatti separiamo schiavo e libero padrone, lo schiavo si deve punire secondo giustizia. Ed eccolo qui il vero principio della tanto decantata democrazia greca, che fu in realtà sempre un'oligarchia aristofallocentrica, un'altra di queste idee che continuano a circolare ma che mancano ancora di una spiegazione esaustiva. Ma il concetto stesso di democrazia non è mai esistito, è sempre stata un'aristocrazia, un'oligarchia. All'incirca quindi nel disegno platonico, che poi era così che Atene funzionava in quel periodo, agli 8/10 degli abitanti della città spettava una sorte poco invidiabile, vale a dire agli schiavi, alla plebe e alle donne, quindi a tutte quelle categorie antropologiche che venivano completamente escluse dalla partecipazione alla vita politica, con tutto ciò che rimaneva in casa, invisibile. Seguendo questa linea, mi sembra interessante notare come la stessa idea di superiorità sapienziale, frammista a una fobia verso l'Oriente, alimentata già a partire dalle guerre persiane del V secolo, fosse fatta propria dai migliori intellettuali dell'antichità. Il primo grande drammaturgo greco, Eschilo, vedeva nei persiani una minaccia, ritenendoli inferiori ai greci. Nell'omonima tragedia, infatti, più che dar risalto alla vittoria ellenica, l'enfasi è tutta rivolta verso l'orgogliosa consapevolezza di aver sconfitto lo straniero, l'insolito, quello in greco si definiva o xenos, da qui il termine moderno xenofobia. E la strategia di Eschilo è molto rivelatrice, cioè Eschilo riesce a mettere in bocca agli stessi persiani il fatto di essere barbari, cioè sono i persiani che si autodefiniscono barbari. Ed è proprio a partire dalle guerre persiane che nasce un nuovo paradigma politico dell'Occidente. Un paradigma all'interno del quale continuiamo ad essere intrappolati, dettato dalla contrapposizione tra un noi e un loro. Ed è proprio con le guerre persiane, infatti, che nasce qualcosa di unificato che prende il nome di Grecia. Fino ad allora, infatti, tale unità non era mai esistita, essendo appunto la storia di quel periodo segnata da un'infinità di guerre combattute tra le varie poleis, tra le varie città, cioè dov'è che si inizia a parlare di Grecia? Nel momento in cui c'è il nemico straniero. E non è un caso, tra l'altro, che la redazione finale dell'Iliade venga appunto redatta in Grecia in quel periodo. Che ci racconta l'Iliade, sostanzialmente? Che c'è Agamennone, che riunisce per la prima volta tutti i re delle varie poleis, e va a combattere contro gli stranieri, contro i troiani, contro gli asiatici. Ed è curioso notare come ancora oggi si parli di Europa e di Occidente, nonostante le frammentazioni, le infinite guerre che ci sono state, no? In questo continente, anche guerre civili, le frammentazioni, le contraddizioni e le parcellizzazioni interne, solo nel momento in cui a questi concetti vengono contrapposti i loro privativi, cioè non europeo, non occidentale. Cioè l'Europa si definisce solo in contrapposizione all'altro. Tale idea, cioè appunto questa idea di superiorità greca contrapposta all'inferiorità di tutti gli altri popoli, sarà ripresa 2 secoli dopo da Aristotele. Nella sua Politica, Aristotele espone la trattazione e l'analisi di 2 concetti in particolare che peseranno non poco sulla successiva tradizione politico-filosofica dell'Occidente. Mi sto riferendo al concetto di barbaro e a quelli di schiavitù, i quali, attraversando in qualche modo tutto il Medioevo,
saranno utilizzati quasi 2000 anni dopo come referenti eruditi nella tratta degli schiavi africani e nella pratica dell'evangelizzazione coercitiva esercitata dalla Chiesa Cattolica nei confronti delle popolazioni native del continente americano, meglio di ciò che gli europei chiamarono appunto America, come ci ricordava la collega poc'anzi. E pensiamo che lo stesso Bartolomé de las Casas, il filantropico vescovo del Chiapas, così come lo definì il Libertador Simón Bolívar, pur essendo stato il primo europeo a denunciare il genocidio che si stava perpetrando appunto nel continente americano, si rifarà alla categorizzazione aristotelica allorquando si troverà al cospetto appunto dei cosiddetti indios. Ma questo perché? Perché tale categoria si era appunto, era l'unica categoria che Las Casas aveva tra le mani, una categoria appunto che sopravvive e si trasmette dall'antichità fino al, perlomeno insomma, al XVI secolo. Secondo Aristotele, il barbaro, letteralmente lo straniero, ma anche il balbuziente, barbaro ha questo doppio significato, era predisposto secondo natura, quindi qualcosa che non si può cambiare, qualcosa di genetico, ad essere schiavo di un greco in quanto privo della capacità razionale di vivere le forme dell'eticità e delle moralità della polis, quindi come esseri amorali, incapaci di autogovernarsi. Aristotele afferma, rifacendosi a sua volta all'autorevole Ifigenia di Euripide, che, cito testualmente, dominare sopra i barbari agli elleni ben s'addice, come se per natura barbaro e schiavo fossero la stessa cosa. Equiparazione quindi tra schiavo e barbaro, ripeto letteralmente colui il quale è balbuziente e straniero poiché non parla la lingua greca. E notiamo già qui la creazione di un'unità etnolinguistica contrapposta a tutti coloro che parlavano altri idiomi. È una visione che potremmo definire ellenicocentrica che segna e rimarca una differenza vista però come superiorità. Più in generale la civiltà greca si penserà sempre come la civiltà per eccellenza. Noi siamo gli eredi di questa civiltà, noi europei, noi bianchi, l'unico popolo civilizzato. Tanto è vero che ellenizzare e civilizzare resteranno per secoli sinonimi. In quasi tutti i decreti emanati da Atene, che trovano la loro origine nel panegirico di Socrate, ci si vantava di aver dato all'umanità il germe dell'educazione. Ce lo rivela anche il loro dizionario, Greci, primo popolo al mondo. Inoltre, per un greco non ci fu mai cosa più vicina all'ideale della libertà che comandare e governare altri popoli. Qualsiasi straniero era considerato un kakon genos, una spregevole stirpe. Mi soffermo un attimo su questo termine, genos. Può essere visto come un antecedente appunto del termine razza. Il genos che cos'era? Indicava la stirpe, la provenienza di sangue. Da qui, per esempio, i termini genetica, genealogia, genitori e genitali, chiaramente, proprio perché implicava un rapporto sessuale, una filiazione. Vediamo ora brevemente come questa eredità acquisirà nuova forza politica e territoriale all'interno dell'impero romano. Uno degli aspetti della cultura greca, verso la quale i romani patiranno sempre un complesso di inferiorità, che l'impero però riprodurrà, è quello legato all'etnocentrismo. Una consuetudine comunemente accettata, una legge non scritta, frutto quindi del senso comune dell'epoca, escludeva ad esempio dal trono ogni uomo di origine ellenica, così come fino al V secolo d.C., cioè quando l'impero romano si sgretolò, lo stesso divieto valse per tutti i popoli germanici. Sembra che nessuno abbia notato che da Augusto a Teodosio, su 130 tra imperatori e usurpatori, tutti sono romani e nessuno è greco. La questione era ancora più netta per ciò che riguardava l'Africa romana. Nessun senatore, infatti, poteva essere d'origine propriamente egiziana. Perciò, ad esempio, Cicerone, dopo aver descritto i britanni nelle epistole ad Attico quali persone stupide e incapaci di apprendere, in una lettera indirizzata al fratello Quinto, recentemente eletto governatore dell'Asia, scriverà: «Il fato non ti ha fatto governare presso gli africani o i galli, stirpi inumane e barbare, ma in una nazione dove risiede l'humanitas». Un altro aspetto fondamentale si ritrova nella figura stessa dell'imperatore.
Fin dagli inizi del principato, la potenza fattuale del principe di infliggere la morte, la confisca o l'esilio è parte integrante del suo ruolo. Il suo potere pubblico, così come quello dei suoi governatori di provincia, diviene assoluto, completo, inappellabile. Scusate. Egli, pur essendo a titolo personale un semplice cittadino e perciò stesso sottomesso alle leggi, è però onnipotente e gode di uno statuto ambiguo, più vicino a quello divino che a quello umano. Il nome degli imperatori, difatti, in epigrafe, è spesso associato a quello degli dei, cioè incontriamo appunto iscrizioni che dicono a Dioniso e a Cesare, a Marte e ad Augusto, eccetera. Alcuni imperatori arriveranno a possedere uno statuto divino rispetto ai loro sudditi, come Nerone, Caligola e Commodo. Quest'ultimo, considerandosi diretto discendente di Ercole, rifondatore divino di Roma, ribattizzerà la città Colonia Commodiana. A tal proposito, credo sia interessante notare anche come posteriormente i mercanti di schiavi, per esempio, i conquistadores, e il personale europeo impegnato nelle colonie eserciteranno dentro e fuori dal diritto tale potere sulla vita e sulla morte, il quale fin dai testi religiosi più antichi è un potere che solo Dio può esercitare. E ritroveremo il medesimo principio già nelle prime leggi emanate nella Germania nazista, lì dove non ci sarà nessuna ragione giuridica, sociale, religiosa per non autorizzare l'uccisione di quegli uomini, che cito testualmente, che non sono altro che la spaventosa immagine rovesciata, Gegenbild, dell'autentica umanità, vale a dire vite non degne di essere vissute. E insomma, mi fermo un attimo, chiaramente per questo, per esempio, che un autore, Mesesère, un autore martinicano del 1955, scrisse un libro incredibile che squarciò il silenzio europeo sul post-nazismo, tutto il discorso sul colonialismo, poteva affermare che Auschwitz, quello che era successo ad Auschwitz, non era stato in realtà nient'altro se non il risultato naturale e inevitabile del secolare allenamento alla disumanizzazione precedentemente perpetuato, sperimentato sulle popolazioni extraeuropee. Qua mi rifaccio a Jorge, a quello che dicevo ieri Jorge, no? Ci parlava appunto di fatto che in America Latina alcune istanze delle politiche neoliberali sono esistite storicamente prima rispetto all'Europa. Benissimo. La stessa cosa si può parlare della colonia. Cioè la colonia rappresenta un laboratorio biopolitico. I primi campi di concentramento, le prime prigioni, i primi uccidi di massa che poi ritroveremo in Europa col nazismo, è nelle colonie che nascono. Ora, lo stesso diritto romano, come ci ricorda Tito Livio, in questo molto più onesto di tanta storiografia moderna autoglorificante, nasce dalla forza, dalla conquista militare, dall'occupazione stabile di un territorio. L'universalismo romano, basato su tali principi, portava a considerare Roma stessa come l'unico Stato al mondo. La sua peculiare forma di imperialismo bastava a se stessa e non aveva bisogno, a differenza di quello della modernità e della contemporaneità occidentale, di nessun pretesto ideologico. I romani si sentivano semplicemente destinati a comandare su tutti gli uomini e, come afferma un acuto storico moderno, i romani sono profondamente convinti di essere un popolo superiore, destinato per natura a regnare sulla terra intera. In tal senso forse bisognerebbe prendere maggiormente sul serio il tu reggere populus memento, pensa sempre Roma a governare i popoli di Virgilio, e la laus imperi, cioè la gloria di comandare, di cui parla Cicerone. Ora, gli storiografi e poeti dell'epoca esaltavano senza mezzi termini la bontà dell'imperio e la sua missione storica, compresi quelli greci. Già in età ellenistica, ad esempio, lo storico di origine greca Panezio arriva a scorgere nell'imperialismo romano una missione universale che, conciliando una politica di dominio con una discutibile filantropia, assicura a tutti i popoli sottomessi pace, prosperità, giustizia ed ordine. Si tratta, in poche parole, di un governo illuminato. Persino 8 anni dopo il sacco di Roma, nel 418 d.C., l'ultimo poeta pagano, Rutilio Namaziano, celebrò con versi toccanti l'universalismo della civiltà romana, votata all'eternità.
Ma allora, già da un secolo, in seguito all'editto di Milano emesso da Costantino nel 313, l'impero era ormai diventato cristiano. E vorrei ora continuare appunto a seguire questa linea, mostrando come il nuovo credo universale si svilupperà all'interno dell'impero universale, conservandolo e trascendendolo lungo il corso del Medioevo. Partiamo proprio da San Paolo, il primo grande pensatore cristiano. L'intelligenza politica di Paolo risiede nell'aver compreso che il potere si trova proprio a Roma, sede dell'impero. E non è un caso che la sua famosa epistola, che è la più politica fra tutte le sue epistole, venga indirizzata proprio a quella comunità. E proprio in questa lettera, cosa che sarà poi ribadita nella prima lettera ai Corinzi, riutilizzerà il vocabolo barbaro. Ecco qui che lo ritroviamo, questo vocabolo. Per indicare però questa volta l'incolmabile divario con il cristiano. Cioè il barbaro diventa non più il non greco, ma diventa il non cristiano. Inoltre, l'odiosa pratica della schiavitù, che fin dall'antichità ha accompagnato la vita stessa dell'Occidente, troverà con il cristianesimo una sistematizzazione impeccabile, una giustificazione orientata al sentirsi in pace con Dio. Sempre San Paolo, nella lettera agli Efesini, esorterà gli schiavi, ad esempio, ad obbedire ai padroni terreni con rispetto e timore, come servi di Cristo, facendo di cuore la volontà di Dio, prestando servizio volentieri, come chi serve il Signore e non gli uomini. Nel IV secolo i contemporanei Sant'Ambrogio e Sant'Agostino rimarranno fedeli ai precetti paolini. Il primo, nel De Paradiso, vedrà nella schiavitù un dono di Dio, mentre il secondo, nell'esposizione sul Salmo 124, rivolgendosi al servo, ribadirà gli stessi concetti. Fin qui, riassumendo un attimino, due punti fondamentali. Un ego-logocentrismo, quindi un produrre un discorso che ha effetti politici, cioè che non rimane solo una mera istanza linguistica, ma che appunto genera effetti politici, dal punto di vista di colui che pone se stesso in una posizione centrale e superiore, l'ammissione e la conseguente giustificazione della pratica schiavistica rivolta contro tutti coloro che non appartengono a determinate categorie, vale a dire ad arbitrarie creazioni antropologiche. Adesso faccio un salto un po' in avanti per poi ritornare a parlare di Paolo. Ora, le grandi esplorazioni del basso Medioevo, insomma, gli europei iniziarono poi a esplorare l'Oriente, ancora prima chiaramente della cosiddetta scoperta dell'America, condurranno gli europei a raggiungere pressoché tutto il mondo a loro conosciuto. Verranno a contatto, ad esempio, con arabi, mongoli e cinesi. Dall'11 al 13 secolo erano state le crociate a mettere gli europei in contatto con le civiltà islamiche, considerate inferiori, idolatre e menzogniere. Mentre però, da parte loro, teologi ed eruditi maomettani si erano impegnati già da secoli nella traduzione delle opere greco-latine, ebraiche e cristiane, che in Europa si erano andate perdute, ed è a loro che dobbiamo il mantenimento delle opere greche e latine, per esempio, le nozioni possedute dai cristiani sulla religione coranica rasentavano una rozzezza disarmante. Cosa emergeva conseguentemente dai loro resoconti di viaggio? Pensiamo ad esempio a un testo abbastanza canonico, al Milione di Marco Polo, libro che affascinò e stimolò l'immaginario europeo per secoli. Un senso di superiorità, una scala di valori gerarchizzati, l'aspirazione alla dominazione universale, nonché un certo orgoglioso compiacimento riguardante la propria eredità culturale, che condusse già all'epoca molti a sposare un atteggiamento mirato alla conversione, alla necessità di convincere tutti che l'unica verità risiedesse appunto nel Cristo risorto. Ma da dove veniva a sua volta questa certezza nella propria verità assoluta? E come si era sviluppata? Diciamo che appunto già con Paolo, ma soprattutto nei primi secoli del cristianesimo, cioè in particolare fin dal secondo secolo dopo Cristo, inizia una codificazione capillare delle dottrine che devono essere estirpate con forza. Tale prassi accompagnerà la speculazione cristiana e ne rappresenterà per molti aspetti l'anima stessa, fino alla modernità inoltrata. E c'è un insieme di testi infiniti, no, che sono gli eresiologi, che si occupano appunto di distruggere quelle teorie che andavano in disaccordo, diciamo, con il cristianesimo dell'epoca, il cristianesimo ufficiale. E chiaramente si sostiene sempre la tesi secondo cui la verità è una, è quella cristiana, è una ed unica, mentre l'errore si moltiplica, quindi la differenza è un errore, la varietà è un errore, la differenziazione.
La moltiplicazione delle eresie quindi è una prova diretta della loro falsità e dell'arbitrio delle loro fonti di ispirazione, e allo stesso tempo una prova indiretta della verità cristiana, che tanto più appare una, eterna e immoltiplicabile. Ora, l'esigenza, credo sia importante porre anche l'accento sul fatto che poche epoche hanno avuto quanto il medioevo cristiano occidentale, dei secoli che vanno dall'11 al 15, che sono secoli importantissimi per la formazione stessa della modernità occidentale, la convinzione dell'esistenza universale ed eterna di un modello umano, di un concetto di uomo. Vi troviamo prepotentemente, tra le altre, l'elaborazione di un complesso etico-teologico teso alla sacralizzazione della pratica militare, che la logica propagandistica militare della NATO, con i suoi bombardamenti umanitari, continua incredibilmente a riprodurre ancora oggi. L'esigenza delle crociate e della lotta agli infedeli portò al riconoscimento religioso della guerra da parte di una chiesa che, del resto, già da tempo usava a benedire le armi, al pari di quanto faceva con gli strumenti di lavoro e d'uso quotidiano. Ecco, c'è un periodo in cui appunto si inizia a creare una nuova cavalleria, no? Quella fatta appunto di monaci guerrieri, che era del tutto dimentica del mondo, integralmente votata appunto alla causa della guerra agli infedeli e alla difesa amorosa dei cristiani. Ora, la riconquista spagnola, sì, appunto in epoca appunto, e le crociate aprono quindi un vasto campo al suo spirito d'avventura, cioè questa cavalleria di monaci, alla sua devozione, al suo posto nel mondo della fantasia. Nel secolo XII, ad esempio, San Bernardo benedice proprio la nascita di una nuova cavalleria, quella dei monaci cavalieri degli ordini militari. E chiaramente, come il monaco, il cavaliere è un eroe della pugna spiritualis, cioè della lotta contro il diavolo. L'immaginario cavalleresco che durerà fino a Cristoforo Colombo, che letteralmente significa proprio il portatore di Cristo, del quale per molto tempo si postulerà la beatificazione, conquistador mistico, Cristobal Colón, si nutre di un fondo mitico folclorico e dei miraggi dell'Oriente. Questi mistici miraggi, questi mostri umani, accolti dalle allegorie dei bestiari e dei racconti agiografici, dei quali il basso medioevo letteralmente pullula, riguardavano tra le altre, per esempio, spesso il paese delle Amazzoni, che gli europei appunto hanno creduto di trovare poi nell'attuale Brasile. L'attrazione per le terre lontane e per i loro costumi, che avrà un così decisivo peso nella cultura europea tra il XVIII e il XX secolo, e che darà adito a quell'esotismo che è del resto funzionale alle conquiste coloniali, trova le sue radici proprio nella letteratura cavalleresca medievale, che mutua i suoi contenuti, a sua volta, dalla letteratura geografica antica e dalla spiritualità crociata. Questo spirito d'avventura crociata e cavalleresca sarà ereditato, era appunto delle grandi scoperte geografiche, dei viaggi transoceanici da Enrico il Navigatore, da Cristoforo Colombo e in generale dai conquistadores, i quali se ne faranno alibi per violenze e spoliazioni. Anche questa, come più tardi le guerre indiane per i giovani ufficiali romantici di Sua Maestà Britannica, che vivevano il clima del revival ottocentesco della cavalleria, sarebbe stata una delle forme concrete dell'avventura. Ora, il basso medioevo è importante anche per un altro aspetto, legato alla prima codificazione in ordine cronologico del problema della razza e al rapporto che i cristiani avevano intessuto con la religione ebraica. Dalla grande diaspora del primo secolo d.C., la vita degli ebrei è stata scandita da tutta una serie di violenze, espropri, eccidi di massa, stereotipi e calunnie prive di fondamento. Fin dai primi conflitti fra Roma e la Giudea, sotto Pompeo, per esempio, che vedono a Roma i primi ebrei schiavi, passando per l'anno 138, quando Gerusalemme diventa Elia Capitolina, città proibita agli ebrei, cioè uno spazio al quale gli ebrei vengono appunto esclusi, che vengono appunto esiliati nel Mediterraneo e in Oriente. Seppur godessero de iure, della protezione da parte della Chiesa di Roma e di diversi principi e re di stati cristiani, de facto venivano spesso accusati, ad esempio, di uccidere bambini cristiani per usarne il sangue a scopo rituale o di avvelenare pozzi e corsi d'acqua. Altrettanto spesso venivano giustiziati e bruciati vivi, senza la possibilità di difendersi da quelle assurde accuse mediante un regolare processo. Nel 1348, anno in cui la peste nera iniziò a diffondersi in Europa, decimandone la popolazione, i focolai vanno di pari passo con le persecuzioni antiebraiche.
E non è un caso che il primo massacro sia avvenuto proprio nella notte della Domenica delle Palme, ossia all'inizio della Settimana Santa, che è nel mondo cristiano un periodo tradizionalmente segnato dalla manifestazione, sia pur ritualizzata e codificata, dell'ostilità religiosa contro gli ebrei. In quello stesso anno, del resto, gli ebrei erano già stati espulsi dall'Inghilterra, dalla Francia, mentre in Spagna venivano sottoposti a violente campagne rivolte a portarli chiaramente al fonte battesimale, e spesso non senza successi, che l'alternativa appunto era quella tra la morte o la conversione. Tutto questo simbolismo relativo alla contaminazione e alla malvagità ebraica, che affonda le proprie radici proprio nella lettera ai Galati di Paolo, fu almeno fino all'età moderna opera della religione cristiana. In particolare, Paolo aveva formulato una precisa concezione della presenza ebraica in seno alla società cristiana, molto attenta al problema della contaminazione, del vincolo di sangue. E riferendosi appunto alla ritualità ebraica, aveva richiamato i riti idolatri appunto nella prima lettera ai Corinzi, aggiungendo: voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Ecco qui ritorna questa contrapposizione. Dall'interpretazione di questi passi paolini prenderà spunto gran parte del pensiero cristiano dei primi secoli, costruendo l'immagine dell'ebreo centrata non più solo sulla testarda renitenza a riconoscere la verità, della quale saranno spesso accusate le popolazioni africane e native del continente americano, ma anche sulla carnalità e immoralità, stereotipi molto simili a quelli riguardanti per esempio la donna, l'universo femminile, e infine sulla natura diabolica e idolatra della sua religione. Così la Chiesa, che pure era stata in grado di elaborare una teoria della presenza ebraica che la garantiva e la rendeva stabile, a patto di una totale e completa dichiarazione di sottomissione, ha anche fornito però gli strumenti culturali e simbolici per trasformare questa presenza in un'oscura minaccia contro cui era necessario scendere in guerra. Ora, tra questi strumenti simbolici, culturali, l'immagine è quella più importante, l'atto visivo. Soprattutto in un'epoca in cui l'educazione e la propaganda ideologica non si realizzavano chiaramente mediante il testo scritto, ad appannaggio di una irrisoria minoranza, ma per l'appunto attraverso l'atto visivo. Le immagini potevano suscitare gravi sospetti e ostilità, in quanto tradizionalmente legate al mondo e alla cultura dei gentili, e quindi possibili veicoli di idolatria. Sempre di più esse vennero dunque messe al servizio della Chiesa, della sua missione, dei programmi di redenzione e di salvezza, e poterono addirittura venire considerate come un sostituto della lettura per gli intellettuali, come Papa Gregorio Magno si accorse già nell'anno 600. A partire dal XIV secolo assistiamo ad un cambio radicale, decisivo, che connette l'immagine con la costruzione di una scala di valori edificata sull'aspetto immediatamente fenomenico, visibile, di un essere umano. L'ebreo inizia infatti ad essere definito non più in base alla credenza religiosa, bensì alla sua struttura fisica e fisionomica. La pittura e l'iconografia dell'epoca, che svilupperanno questa tematica fino al Rinascimento, forniscono prove importanti di questo mutamento. Famoso è un dipinto di Giotto, custodito nella cappella degli Scrovegni a Padova, ma di esempi ce ne sarebbero a centinaia, nel quale Giuda, personificazione del tradimento ebraico nei confronti del Messia, è avvolto da un mantello giallo, completamente coperto da un mantello giallo. Questo colore all'epoca esprimeva un significato negativo, una degenerazione delle qualità spirituali. E diciamo, siamo dinanzi quindi alla pittura antiebraica che si inserisce con le sue specificità nel grande filone della cosiddetta pittura infamante. Tali affreschi venivano spesso esposti nelle chiese, luoghi interdetti agli ebrei, facilitando e sviluppando un simbolismo rivolto a quella che io personalmente definisco l'educazione al razzismo. In Occidente non si è mai educato contro il razzismo. La società occidentale ha sempre creato una cultura razzista e ci ha educato ad essere razzisti, che storicamente appunto vide proprio in quei luoghi le sue prime manifestazioni. Nello stesso periodo, in seguito al Concilio Laterano IV sugli ebrei nel 1215, si apriva una nuova era di segregazione e di discriminazione. Quella del segno distintivo è forse la più nota e la più significativa. Il famoso triangolo giallo, appunto,
che forse qualcuno ricorda che ritroveremo appunto ad Auschwitz. Ora, il segno nasce dalla volontà proclamata di impedire illeciti contatti sessuali tra ebrei e cristiani. Ed è proprio qui che si annida la questione della contaminazione biologica, che farà da sfondo alle tesi di Rosenberg, per esempio, il grande teorico della razza nazista, e le leggi di Norimberga, mutuate dalle tesi di innumerevoli pensatori e scienziati moderni, e assume solo successivamente un valore più generale di discriminazione. Ovviamente con le altre popolazioni africane, latinoamericane, non c'era bisogno di questo segno distintivo, perché la differenza era immediatamente visibile. Ora, per distinguersi dai cristiani, appunto, gli ebrei avrebbero dovuto portare sui propri abiti un segno distintivo. Tale segno poteva variare a seconda delle circostanze e dei luoghi. Poteva essere una rotella di stoffa, un cappello sempre giallo, particolari mantelli o addirittura gli orecchini, per farne una caricatura effeminata in qualche modo. A Ferrara, nel XV secolo, le leggi stabilivano che ogni ebreo di sesso maschile di età superiore ai 12 anni doveva portare un segno giallo. Vediamo dunque che il colore inizia ad assumere un congiunto, un insieme di significati che vanno ben oltre il mero dato visivo, e alla questione Fanon, lo vedremo adesso nell'ultima parte del mio intervento, dedicherà pagine memorabili in pelle nera, maschere bianche, parlando della contrapposizione manicheista bianco-nero. Qualunque fosse realmente il significato originario del segno, esso passò rapidamente nella percezione ebraica, come in quella cristiana, a significare inferiorità e infamia. In Italia sarà la predicazione francescana che nel corso del XIV e del XV secolo lo imporrà nei comuni e nelle città. Appunto, mi avvio verso l'ultima parte del mio intervento, appunto dal fatidico anno zero della modernità, dal 1492, per cercare di arrivare alla più stretta attualità. Veniamo appunto ora all'anno zero della modernità, il 1492. Fin da subito, allorquando gli europei sbarcarono nel cosiddetto Nuovo Mondo, si diffuse un procedimento intellettuale generalizzato attraverso il quale si iniziarono a classificare gli esseri umani utilizzando a tal fine alcune categorie: struttura corporea, qualità morali, intellettuali, spirituali e via dicendo. Le caratteristiche etiche e psicologiche venivano sapientemente ripartite. Scopriamo dunque che l'africano è nero, flemmatico e fiacco, che l'americano costituisce una minaccia maggiore poiché è rosso, collerico ed eretto. Infine, l'asiatico appare giallo, malinconico e rigido. Col passare del tempo, le classificazioni delle specie umane divennero sempre più raffinate, basandosi su concetti quali razza, colore, origine, tratti caratteriali e presunte configurazioni psichiche. Non è un caso che in tutta appunto l'iconografia medievale cristiana, che prepara il terreno, come abbiamo visto, ovviamente in maniera molto sintetica, al colonialismo moderno, la luce bianca e splendente emanazione diretta di Dio, grazie alla quale, attraverso l'incarnazione di Gesù Cristo, deriva l'unica e veridica conoscenza. Ma qui in realtà, insomma, è ancora più antica la dicotomia tra luce e tenebre. Pensiamo un attimo al mito della caverna di Platone, praticamente. Vediamo quindi che il colore, da un punto di vista fenomenico, fisico, non è altro che una percezione visiva, acquisisce una chiara valenza antropologica e morale. Il colore della pelle, appunto questa peculiarità fenomenica, qui ritorniamo tra l'altro all'antica definizione greca, appunto, che metteva insieme, no? Vincolava il colore con la pelle. Appunto, inizia appunto a catturare un insieme di significati che oltrepassano, che trascendono questo dato meramente visivo. A tal proposito, Frantz Fanon, un psichiatra e filosofo martinicano, morto prematuramente a 36 anni, e consiglio a tutti di leggere, uno psichiatra che lavorò nell'Algeria dominata dai francesi, scriverà appunto nel suo primo testo Pelle nera, maschere bianche, che nell'inconscio collettivo dell'homo occidentalis il negro, o se si preferisce il colore nero, simboleggia il male, il peccato, la miseria, la morte, la guerra, la carestia. Satana è nero, si parla delle tenebre, quando si è sporchi si è neri, sia sporco in senso fisico che sporco in senso morale.
Sulla riva opposta, chiaramente, troviamo il bianco sguardo chiaro dell'innocenza, la bianca colomba della pace, la luce fiabesca e paradisiaca. L'uomo bianco, in ultima analisi, sarà l'unico ad essere considerato puro. Alla fine del 1400, contemporanea appunto all'espulsione degli ebrei e dei musulmani, quindi nel clima culturale della Reconquista, inizieranno a circolare i primi statuti sulla limpiezza del sangue, sulla pulizia, sulla purezza del sangue. Il primo fu approvato proprio a Toledo nel 1449. Ora, fin dai primi tempi dell'avventura coloniale, tra virgolette, concetti appunto quali uomo e umanità furono i referenti utilizzati per misurare, classificare, giudicare e valutare gli abitanti e le regioni del pianeta. La rivoluzione epistemologica dei secoli XVI e XVII ebbe senza dubbio il suo epicentro in Europa, pensiamo a personaggi come Descartes, Kepler, Galilei, eccetera. Ben presto però la sfera disciplinare, dalla quale poi discendono le nostre discipline contemporanee, che da questa prese vita, si autoaffermò non solamente però in relazione alla sola Europa, lì dove erano state pensate e nate, bensì a tutti i saperi esistenti nelle società non europee e alle popolazioni che abitavano tali territori. Quindi dalla teologia cristiana si passò alla filosofia e alla scienza secolarizzate come modelli universali da seguire e da imporre. L'assegnazione autoreferenziale del compito di giudicare e valutare relegò gli altri saperi, no? Quindi le sfere disciplinari non occidentali, a mere istanze suscettibili di essere modificate, cancellate, calpestate, encubiertas, come dice Enrique Roussel, a propria immagine e somiglianza, a immagine e somiglianza dell'uomo bianco, Dio tra gli altri uomini. Ora, questa stessa rivoluzione epistemologica andrà del resto di pari passo con la fondazione storica del razzismo ontologico ed epistemico. Si pensava tutto mediante un'idea astratta di quella che doveva essere una normalità umana. L'uomo, in quanto portatore di conoscenza e moralmente valido, doveva avere quattro caratteristiche fondamentali per essere considerato un essere umano. Doveva avere la pelle bianca, doveva essere di religione cristiana, avere una provenienza geografico-culturale europea e un orientamento eterosessuale. Ma non solo. Anche le lingue nelle quali veniva prodotto il sapere possedevano una gerarchia ben precisa. E qua ritorna il significato di balbuziente, del barbaro balbuziente. Accanto infatti ai sei idiomi imperiali, quindi allo spagnolo, al portoghese, all'inglese, al francese, al tedesco, all'italiano, ve ne erano sì degli altri, ma considerati come inadatti al sapere, non idonei poiché mancanti di locuzioni letterali corrispondenti al latino, il quale, ricordiamolo, ancor prima di essere diventata la lingua ufficiale della Chiesa Cattolica, vuol dire la lingua di Dio, era stata quella del diritto universale romano. Ciò condusse, tra le altre cose, al sospetto, quando non all'assoluta certezza, dell'inferiorità intellettuale della cosiddetta gente di colore. Un presunto ritardo storico-psichico che andava colmato, educato per mano del colonizzatore. Quest'idea di totalità prodotta in Europa portò a un marcato riduzionismo teorico, assumendo come nucleo centrale una metafisica del macro soggetto storico, di un soggetto cioè artefice e unico protagonista della storia universale. L'Occidente ancora spesso si pensa come l'unico artefice della storia, come l'unico soggetto collettivo, in questo caso, che può far storia. Tutto il resto si trova fuori della storia, propriamente detta. Tale presa di posizione, chiaramente oltre che uccidere, a sommergere differenti approcci alla conoscenza, si accompagnò a politiche di sterminio sotto l'egida del sogno puerile della razionalizzazione totale della società. I popoli colonizzati, appunto, oltre ad essere privati con la forza di un sapere accumulato nel corso dei secoli, furono ridotti a un'immagine, ad una rappresentazione di quello che era uno sbiadito riflesso di ciò che l'Europa credeva di conoscere. Quello che più tardi sarà chiamato Terzo Mondo, chiaramente un'altra definizione occidentale, cioè dalla nostra prospettiva, inizia già dal XVI secolo a prendere le forme di un oggetto di studio. L'intreccio di potere e conoscenza crea letteralmente l'indio, crea il negro, crea l'orientale, eccetera. Non ci furono infatti però né negri, né indios, né orientali,
fino a quando il logos dominante europeo non forgiò e impose tali concetti. C'è una chiara, precisa e capillare concezione generalizzata che affetta l'uomo occidentale. Egli domina su chi deve essere dominato. Siamo di fronte alla missione civilizzatrice, pedagogica in qualche modo, no? Come noi fossimo i genitori e il non occidentale fossero dei figli che hanno bisogno di essere educati, appunto, di questo macro soggetto occidentale. Assistiamo quindi a un'universalmente ammessa inferiorità, appunto, di questo non occidentale, che ha bisogno di essere corretto, ha bisogno di essere migliorato nel modo di vivere e di pensare. E proprio il concetto di cultura fu anche tremendamente utile per bollare tutto il resto come inferiore. Mentre infatti la civilizzazione europea si andava poco a poco dividendo in culture nazionali, processo che sfocerà nell'esacerbato nazionalismo dei secoli XIX e XX, che vedo purtroppo e pericolosamente ritornare in auge oggigiorno proprio qua in Europa, questi sentimenti mistici nazionalisti in un'epoca di crisi che dovrebbero ricordarci qualcosa, la popolazione appunto del resto del mondo veniva considerata appunto incolta, capace cioè di agire sul creato grazie all'aiuto di un Dio verace. Il risultato di questo approccio politico-epistemico non fu chiaramente un tentativo di conoscere l'altro, né tantomeno di lasciare che questi manifestassero liberamente i suoi tratti essenziali. Ciò che si costruì e che continua a fortificarsi è la rappresentazione dell'altro. In altre parole, la totale ignoranza dello stesso, che chiaramente è funzionale al suo sfruttamento. Quindi l'orientale, l'indio, il negro costituiscono errori da correggere e da riportare all'interno di questa storia universale. Perché poi, per molti aspetti, e qua riprendo una frase scritta da Lumumba, la storia scritta a Bruxelles, a Parigi, a Washington, sembra non avere nulla a che fare con la storia, cioè con la testimonianza vera, bensì col mito, con la mitologia bianca, con la mitologia occidentale, intendendo appunto con questo termine un racconto favoloso, così come lo definì Schelling. Ora, sto quasi per finire. Ora, tornando all'idea della razza, vorrei indagarla un pochino più approfonditamente onde smascherarne i principali assunti. Anzitutto, la classificazione della popolazione mondiale strutturata su tale concetto è una costruzione mentale, una rappresentazione soggettiva, cioè di un soggetto collettivo, l'Europa, che esprime essenzialmente il ruolo della dominazione coloniale, come dire che è il lato pratico, visibile di questa stessa rappresentazione. Dall'inizio del colonialismo, infatti, tale asserzione permea le dimensioni più importanti del potere mondiale, includendo la sua razionalità specifica, l'eurocentrismo. Con la conquista, la codificazione delle differenze tra conquistatori e conquistati si fondò proprio su un'idea razziale, vale a dire di una supposta differente struttura biologica che situava gli uni in una posizione di naturale inferiorità rispetto agli altri. Tale idea venne assunta chiaramente dai conquistatori come il principale elemento costitutivo fondante delle condizioni di dominazione che la conquista imponeva. Su questa base, conseguentemente, venne classificata la popolazione di ciò appunto che gli europei chiamarono America e più tardi quella di tutto il conosciuto e conoscibile per mano appunto di questo nuovo padrone planetario. D'altra parte, ed è importante non dimenticarlo, tale processo andava di pari passo anche con le nuove forme storiche di controllo del lavoro, delle sue risorse umane, tra le altre, e dei suoi prodotti ruotanti attorno al nascente capitalismo e al mercato mondiale. Purtroppo sappiamo che gran parte del marxismo occidentale ancora non ha capito una cosa fondamentale, cioè il vincolo strettissimo relazionale tra la categoria di razza e la categoria di classe, per esempio. Come diceva Fanon, l'Occidente è una creazione del terzo mondo, in questo senso. La formazione di relazioni sociali fondate su tale idea produsse identità sociali storicamente nuove, appunto indios, negri e meticci. Allo stesso tempo però ne ridefinì anche delle altre, come ad esempio spagnolo e portoghese, e più tardi europeo.
Se infatti fino ad allora queste denominazioni indicavano solamente una provenienza geografico-spaziale, da quel momento iniziano anche ad inglobare, in contrapposizione appunto alle nuove identità sovramenzionate, una chiara e specifica connotazione razziale. Allo stesso modo, essere un uomo bianco acquisisce nuovi significati: dominare, assoggettare, distruggere e ricostruire. La domanda sul chi sono viene sostituita dal da dove vengo. La personale collocazione spaziale, appunto quella legata alla provenienza, si converte ben presto in un elemento di riconoscimento fondamentale in ambito sociopolitico e psicologico, quindi acquisisce valore. Un altro elemento importante è l'individuazione del fatto che tali relazioni sociali, appunto essendo relazioni di potere, strutture di potere, fornirono alle identità corrispondenti un'automatica configurazione gerarchica. Razza e identità, dunque, ebbero la funzione di stabilizzatori economici e strumenti di classificazione sociale della popolazione. Nel corso della bianca espansione mondiale venne comunque imposto il medesimo criterio di classificazione, chiaramente falsamente scientifico. A poco sorsero nuove identità storico-antropologiche, le quali si aggiunsero alle altre, i gialli e gli olivastri, per esempio. La distribuzione razzista di questi nuovi elementi venne abbinata, come già detto, alla distribuzione del lavoro e alla forma di sfruttamento del capitalismo imperiale coloniale. Avviandomi adesso verso la conclusione, uno sguardo rivolto alla stretta attualità, dopo questo racconto macrostorico. Al giorno d'oggi, perlomeno all'interno della comunità scientifica, chiunque parli ancora di superiorità o di inferiorità razziale non può certamente essere preso sul serio. Sarebbe però un grande errore ritenere che il razzismo sia scomparso dalle nostre società. La discriminazione razziale permea gli aspetti quotidiani della nostra vita, dall'inserimento nella scuola al mondo del lavoro, dal cinema alla pubblicità, dall'amministrazione della giustizia alle libere associazioni. Come già osservava Fanon nel suo scritto I dannati della terra, la borghesia occidentale, benché fondamentalmente razzista, riesce più delle volte a mascherare questo razzismo moltiplicando le sfumature, il che le permette di conservare intatta la proclamazione dell'imminente dignità umana. Abbiamo avuto un esempio di questo recentemente, no? Con le stragi relative a Charlie Hebdo, dove c'è stata una condanna unanime, no? di questa strage, però ecco, non ho sentito nessuno in Europa che ad esempio abbia parlato di quello che è successo qualche giorno fa nel Mediterraneo, per esempio. Eccolo dove la tara eurocentrica, ecco dove è il razzismo coloniale, è proprio qui davanti a noi. Nessun intellettuale europeo è riuscito a spendere una parola sull'olocausto che si sta consumando nel Mediterraneo. In molti paesi europei, partiti dichiaratamente xenofobi e razzisti guadagnano sempre maggiori consensi, e le ultime elezioni europee hanno tristemente confermato questo dato. All'interno dell'Occidente, ma soprattutto negli Stati Uniti d'America, ogni musulmano è visto come un potenziale terrorista, come una minaccia concreta e reale. Pensiamo al razzismo, pensiamo quanto la società statunitense sia ancora ghettizzante, no? Nei confronti della popolazione afroamericana, con gli ultimi fatti di Baltimore, per esempio. Continue ondate migratorie rafforzano antichi stereotipi riguardanti l'altro, ingigantendo le file dei populisti sostenitori della politica dell'endogruppo, cioè il gruppo di appartenenza, violentemente rivolta verso appunto l'esogruppo o gruppo esterno, e portano l'Europa ancora oggi ad essere, come sosteneva appunto lo stesso Aimé Césaire nel suo discorso sul colonialismo, l'unico vero continente barbaro. Attraverso la chiusura delle frontiere e la difesa del proprio spazio sacro, dal quale vengono militarmente esclusi gli impuri, tra virgolette. Attraverso le sue criminali genocide politiche, economiche, di sfruttamento di territori, materie prime ed esseri umani. Attraverso il colpevole silenzio che ormai da anni contraddistingue le sue politiche istituzionali. Una volontà di non vedere che sta conducendo a un vero e proprio olocausto,
cioè quello che si consuma ogni anno con la morte di migliaia di persone nel Mediterraneo, che ci ricorda questi corpi che diventano invisibili. E qua mi rifaccio alla storia dei desaparecidos, no? Della quale, cioè questi corpi morti che spariscono letteralmente, che non si vedono più, come gli ebrei sparivano nei forni. E questo è il punto, che non sono più visibili, e sono corpi, è carne. O nel migliore dei casi all'internamento degli esseri umani illegali, perché questa è la dicitura giuridica che si dà, in quelle prigioni chiamate CIE, che sono gli unici veri lager del mondo contemporaneo e che conservano da un punto di vista giuridico uno statuto molto simile ai campi di concentramento nazisti. Ora, personalmente ritengo che le pratiche razziste costituiscono un elemento centrale sul quale l'Occidente moderno ha strutturato la sua stessa vita, le sue creazioni, la sua autocoscienza, ma soprattutto le sue pratiche politiche, le sue relazioni di potere. Non possiamo più rapportarci alla nostra eredità culturale rilegando in un angolo tale problematica, dimenticandola e così facendo svuotandola dell'importanza decisiva che meriterebbe. Quel che voglio dire è che l'elemento razziale rappresenta l'anima della modernità europea, ciò che l'ha ispirata, eccitata, demistificata, cioè il razzismo, come ho affermato in un libro uscito nel 2013, è la storia stessa dell'Occidente moderno. Continuare a non considerare fondamentale tale entità costituente, allorquando si analizzano e studiano teorie e orientamenti politici, teologici, storici ed economici, rappresenta ai miei occhi una cieca e perniciosa volontà di tacere, dalla quale sento l'esigenza di prendere distanze. Ripeto, quella stessa volontà di tacere che abbiamo visto in Europa. Nessun grande intellettuale europeo, ripeto, ha speso nessuna né una parola su quello che sta avvenendo nel Mediterraneo. Nessuno. Questo è il silenzio complice che va condannato. Cioè, in Italia in particolare l'unica persona che è riuscita a spendere due parole al riguardo è stato colui che si faceva mandare dalla mamma a prendere il latte, ma non lo dico con disprezzo, tutt'altro, lo dico con un velo di ironia per far capire un po' la levatura del problema. Cioè, Gianni Morandi è dovuto intervenire in questo, gravissimo. Mi chiedo dove sia Henry De Luca, sì, ma dove sono gli Umberto Eco? Dove sono i Slavoj Žižek? Dove sono gli Etienne Balibar? Dove è Roberto Benigni? Possibile che il sole che muove il sole e le altre stelle non splenda mai per gli africani? Mi chiedo. Ora, in altre parole, se riteniamo che per un'analisi della gestazione e formazione dell'Occidente a noi culturalmente più vicino sia necessario indagare i concetti quali Dio, il diritto, lo Stato, il capitale, eccetera, tale indagine, dal mio punto di vista, non può prescindere dalla prospettiva razzista dalla e attraverso la quale gli stessi si sono sviluppati. Ebbene, a tutt'oggi la politica e il mondo della cultura, tout court, occidentale, devono ancora fornire una risposta adeguata a tutto questo. Una risposta che vada al di là, lì dove presente, di una patetica e poco convinta ammissione di colpe, che del resto funzionale esattamente al mantenimento inalterato di questo status quo. Credo nella possibilità di creare delle nuove relazioni interumane che possano oltrepassare appunto queste costrizioni, no? Queste prigioni interne, delle quali mi sento personalmente legato anch'io. Si tratta di un percorso difficile che implica in qualche modo un disapprendere, tra virgolette, i tratti essenziali della cultura umanistica, che è quella stessa cultura umanistica che ci ha portato e che ci porta ancora a praticare genocidi, attenzione, all'interno appunto della quale ci siamo formati. Si tratta di una delocalizzazione epistemica, di una capacità prospettica dell'essere pronti, usando un'espressione di Nietzsche a me particolarmente cara, ad essere sereni e di buon umore in mezzo a nient'altro che a dure verità. Perché qui il problema passa attraverso due stadi complementari che ci dovrebbero portare a spogliarci, ad abbandonare i nostri vecchi abiti che puzzano di ipocrisia e di falsa comprensione.
Da un lato una sistematica e attenta analisi di tutti quei caratteri essenziali della nostra epistemologia, dei nostri saperi, delle nostre pratiche politiche, delle nostre idee di umanità, di uomo, di vita, di corpo, che ci hanno condotto a evidenziare e a praticare un razzismo del quale siamo ancora complici e portatori. Dall'altro lato dobbiamo essere pronti ad ascoltare l'alterità per come essa si manifesta e non in base alle nostre categorie di pensiero. E ben oltre le politiche istituzionali, che continuano ad andare proprio nel senso diametralmente opposto, quando ci continuano ad educare al razzismo, al colonialismo, credo fermamente che un cammino percorribile sia quello auspicato proprio da Frantz Fanon. E con una sua citazione in tal senso desidero appunto chiudere il mio intervento. Scriveva Fanon: ma è chiaro che noi non spingiamo l'ingenuità fino a credere che ciò, cioè la decolonizzazione, la liberazione dell'uomo, avverrà con la cooperazione e la buona volontà dei governi europei. Questo lavoro colossale, che è quello di reintrodurre l'uomo nel mondo, l'uomo totale, si farà con l'aiuto decisivo delle masse europee, che devono riconoscerlo, si sono spesse allineate per quanto riguarda i problemi coloniali sulle posizioni dei nostri comuni padroni. Per questo bisognerebbe anzitutto che le masse europee decidessero di svegliarsi, si scuotessero il cervello e smettessero di giocare al gioco irresponsabile della bella addormentata nel bosco. Grazie.